Fabbrica dei robot giganti. Come se sto cacchio di Come hanno minatore non fatto questo benedetto avesse regno già mandando abbastanza all'estero soldi. la priorità sull'armata dei Trivella Robot? Tutti e 100 i Trivella Robot devono essere portati in superficie in tempo per l'inizio dell'allagamento! Non deluderti, Cortona! Capisco, minatore, la consegna è stata anticipata. Non ho mai mancato una consegna. Altri 99 Trivella Robot verranno inviati in superficie per appoggiare l'allagamento. Il mio piano non si fermerà! La caduta della civiltà rappresenterà la Ma guardalo, sembra tanto scemo scemo, però. Quei supereroi stanno venendo da te. Forza, operai! Completiamo questi robot. Fate attenzione agli intrusi. Li riconoscerete, cercheranno di distruggere la Da. fabbrica. Ma no! Ma porelli! Guarda che spasso! Allora, ogni volta. Allora, aumentiamo il lancio di Mister Incredibile e l'aeropattino di Siberus. Al prossimo giro, energia per entrambi. Ho aumentato il lancio perché semplicemente alla fine dei due è l'unico che di concreto lancia qualcosa. Ma dai, è caduta di sotto la trivella. La festa al minatore. È l'unico dei due che. Dove è andato? Scusami, vabbè, non lo so. Non so perché mi ha cambiato il personaggio nonostante io abbia schiacciato destra e non su, però. Ecco, fatto. Posso bloccare i tuoi attacchi, ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Grazie, gioco. Vienimi più vicino, Siberius, per favore. Ok, per qualche motivo gli input oggi stanno andando come vogliono loro. Vediamo, qua non c'era nulla. Proseguiamo. Si scende? Il peso di entrambi gli eroi farà cadere le botole. Ho perso Ok. l'equilibrio. Ho Spero che non perso ti abbia mandato l'equilibrio. nessuno. Aspetta un secondo. Uno, dove sei andato, Siberius? Due, c'è qualcosa qui? No. Ok, andiamo. Che su. Ah, ok. Pensavo fosse crashato il gioco. Boss fight? Può essere. Penso io, fa qualcosa. Cerca di congelare i robot prima di attaccare. Aia. Allora, credo che non sia questa la strategia, penso. No, devo congelarlo. Il problema è quando lo congelo che questo continua a fare le martellate. Niente, non è. Non era la strategia giusta. Proviamo così. Colpiamo l'ora. Vieni, Bob. Supereroi contro robot 1-0. Prossimo Allora, incontro il minatore. non Questo era. minatore No, sembra infatti non era lui il robottone di assurdo. prima. Quanti robot si è costretto? Ah, bella domanda. Bella domanda. No, non devi distruggere. Allora, calmo. Non distruggere i robot che ci servono! Porca miseria, Bob, smettila! Dai! Bob, porca di quella miseria, basta, ti ho detto! Vai via! Ti odio! Ecco, fatto! Vieni, vieni, vieni! Ecco fatto. Quello di prima io non ho idea di come avremmo dovuto farlo. Non avevamo robot da congelare. Non c'erano oggetti da lanciargli. Non c'era modo di avvicinarsi. Da Gino Sirri? Questo Ok. posto si muove troppo. Aspetta. Ecco fatto. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Ecco, aia. Ora che abbiamo aumentato l'aeropattino, porca miseria. Bisogno di un altro interruttore. Dura Avrai un intenzione di sacco, ma spegnere soprattutto. robot? Ok. Dura un sacco, ma soprattutto fa volare via tutti. Ecco fatto.
Mamma mia, che bordello che stiamo facendo. Ecco fatto, vieni un attimo Bob. Pensaci tu. Che è successo? Cos'è sto casino? Sono morti i robot? C'è qualcosa di qua? Ok, poteva esserci un oggetto segreto effettivamente. Devo romperli quelli? Non saprei. Penso di sì. Ah, ok. Certo. Da 1 a 10. Quant'è il pericolo che corriamo qua dentro? Direi 3. 4. Facciamo ancora. Vai via. Ti odio, mamma mia. Quelli che lanciano gli oggetti sono i peggiori sto gioco. Aspetta. Ecco fatto, andiamo via. Eccoci qua. Eccolo lì, bello lui. Congeliamolo subito prima che faccia l'attacco. Ecco fatto. Bob, dove cacchio vai, deficiente? Vieni qui. Boh, vabbè, Bob è andato a farsi i cazzi suoi oggi. Vabbè, grazie dell'aiuto. Maledizione a te. Ci passo? Ah, ok. Non se ne vede tutti i giorni. Di che cacchio state parlando, voi due idioti? Mamma mia. Voi le vostre stronzate da supereroi. Ok, credo di dover distruggere prima i robot. No, e dai, volevo buttarlo di sotto. Ecco fatto. Ecco qua. Possiamo passare ora? Perfetto, aspettiamo che escano. Aver aumentato i pugni sicuramente ha aiutato. Aspetta. Via. Madonna mia, la semplicità di questa azione è fantastica. Eccoci qua. Spassiamo un po' a Siberius che ne ha bisogno. È un po' indietro rispetto a Incredibile. Quegli oggetti, ok, sono incandescenti come immaginavo. Bob, sei un idiota. Quasi smalto per unghie. Secondo te che cosa fanno qui? Facendo le rifiniture al loro piano malvagio. Esatto, non lo so cosa fanno di preciso, ma sicuramente è un pezzo del macchinario. 3, 2, 1. E riecco Bob, sperando che non crepi di nuovo da solo. Grazie. Ciao, sto minatore comunque. Dai che ci dà, porca miseria. Attaccare. Ha un impero di robot. Ha un impero fatto di robot. Ecco qua. E c'ha tanti di quei soldi da poterli ricostruire e costruirne addirittura 100 di quelli che stanno distruggendo la superficie. Io non so chi sia sto minatore. Probabilmente la sua storia tipo è un ipermiliardario che vuole essere ancora più miliardario e gli è sempre piaciuto il sotterraneo della terra. Una stronzata del genere. Aia. Aia. E che palle. Smettetela. Maledizione. Sono controvento io. Ecco qua. Madonna mia. Via tutti. Questi scudi avete rotto le balle. Allungate solamente lo scontro per niente. Allungate lo scontro per nulla. Perché tanto morite. Morto? Sì, perfetto. Morite amanti del sole. Morite amanti del sole. Madonna mia. Sto scudo delle balle. Via. Ed è tornato l'amico gigante. Via anche tu.
Ci arrivo, ovviamente no. Ora sì. Beccati sta bella congelata. Ecco fatto, vieni Bob. Madonna mia, quanto durano sti combattimenti. Vieni Bob, facciamo cambio. Ecco, oh, no, 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 vai via. Ecco fatto. Siberius. Aspetta. Va bene, è volato via da solo. Non lo riesco a prendere. Ecco, questo è stato un errore. Bob, maledizione. Per fortuna c'è sempre un angolo in cui riesce a incastrarti. Ma il primo non c'era proprio modo di avvicinarlo, eh. Il primo robot che abbiamo combattuto non c'era proprio modo di avvicinarlo. Occupava tutto lo spazio e la martellata prendeva tutto. Questo perlomeno, un po' di spazio dall'angolo ce la facevamo. E ora si apre la botola? Ecco fatto. Grazie per essere entrati nel tritatore. Verrete distrutti. Sentitevi pure liberi di combattere fino alla fine. La vostra bella superficie presto sarà sfogata. Fammi indovinare. Siberius, per favore, pensaci tu. Sì, il mondo sarà presto in mano vostra. Bla 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 bla. La solita storia, insomma. Esatto. Credo che l'opzione giusta sia lanciare i robot contro gli spuntoni. O forse devo congelarlo addirittura. Bob, porca di quella miseria. Ecco fatto. Au, mi stava lanciando contro gli spuntoni, maledetto. Dai. Attenzione, evacuare subito la fabbrica, si autodistruggerà. A tutti gli intrusi, mettetemi pure qua. Ok, la mia idea di dover lanciare i robot contro gli spuntoni non ha funzionato. Certo mi aiuta a distruggerli la cosa, Per un attimo ho flashato che dovevo freddare il nucleo. Non so perché. Cos'è questa roba? Dov'è la segretaria? Dov'è la segretaria? Ecco, fatto. Che cosa dici? Livello 42, l'ufficio del crostode. L'ufficio del capo. Del crostode. Boh, sti nomi ogni tanto che saltano fuori a caso. Abbiamo ottenuto un sacco di punti. Bob è morto per una volta, mi dispiace. Imbattuto Siberius. Yes, per una volta Siberio ha completato la sua streak. Bob, vabbè, non ne parliamo. Però hanno ottenuto entrambi un punto. Io farei uno di energia entrambi.